Giorgia Meloni affronta la prima giornata di dialogo tra maggioranza e opposizioni sul tema delle riforme costituzionali. Il primo faccia a faccia è stato tra il Presidente del Consiglio e Giuseppe Conte, durato circa 1 ora e 20. Il leader del Movimento 5 Stelle si è detto contrario all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e del Premier, affermando di essere disponibile a una commissione parlamentare sulle riforme. Carlo Calenda, Terzo Polo, invece ha detto: possibile una collaborazione, ma non si tocchi il Presidente della Repubblica. Il governo ha da sempre nel proprio programma l'idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale, sulla quale però credo sia importante a monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze parlamentari, ha dichiarato invece Giorgia Meloni. La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sul nucleare. È arrivato infatti il via libera da Montecitorio al testo che impegna il governo al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia, a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare, quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia. L'esecutivo è quindi ora chiamato a valutare accordi tra società nazionali e società che gestiscono la produzione nucleare al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale. I PM di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine sull'iniziativa di alcuni attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione, che sabato hanno versato del liquido nero carbone vegetale nella fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona a Roma. Nel procedimento si ipotizza il reato deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Gli inquirenti dovranno valutare i danni ed eventualmente contestare l'imbrattamento o danneggiamento dell'opera. Dopo l'iniziativa della studentessa del Politecnico di Milano, anche alcuni studenti della Sapienza si sono accampati davanti al rettorato per far luce sul problema della questione abitativa a Roma. I dati confermano che oggi cercare casa a Roma è ormai diventata un'impresa. Gli appartamenti disponibili costano in media 500 euro. Avere una casa a Roma per uno studente è ormai un privilegio che pochi si possono permettere. Dopo la notte passata in tenda è arrivato anche il confronto con la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni. Si è mostrata aperta al dialogo, ma adesso vogliamo i fatti, chiediamo un confronto vero, vogliamo un tavolo con gli Atenei e la Regione per affrontare l'emergenza abitativa e cercare soluzioni efficaci, spiegano gli studenti che intendono rimanere anche questa notte in tenda nella città universitaria. La protesta non si ferma, sostengono. Il presidente della conferenza dei rettori, Salvatore Cuzzocrea, spiega: abbiamo già ottenuto residenze per 8.000 posti, consegnate ad altrettanti studenti. Ora stiamo lavorando con i sindaci delle città metropolitane per trovare immobili del demanio, dei comuni, delle confraternite, che possano essere rapidamente riconvertiti in residenze per i ragazzi. Non costruire nuovi palazzi, ma riconvertire edifici per dare subito alloggi a prezzi più bassi agli studenti. A Bologna, la famiglia di origini tunisine a cui Matteo Salvini citofonò nel 2020, chiedendo se ci fosse uno spacciatore in casa, è stata condannata per droga. Quel gesto durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna scatenò pesanti polemiche, ma ora si è concluso con 21 condanne, la più alta a 14 anni e 7 mesi. Tra quelle persone è stata coinvolta appunto anche tutta la famiglia alla quale citofonò il ministro della Lega. Secondo l'accusa, l'associazione era composta da 7 persone più un minore. Pianificavano gli acquisti di cocaina e hashish, cercavano nuovi fornitori e i locali dove stoccare la droga, che poi rivendevano sulla piazza locale. Dopo la carne e il pesce in provetta, arriva anche il latte sintetico, con Israele che si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a vendere veri e propri prodotti lattiero-caseari senza mucche, usando il gene della proteina del latte e inserendolo in bioreattori per la crescita accelerata con un processo simile a quello usato un po' per tutti gli alimenti creati in laboratorio. L'allarme è stato lanciato da Coldiretti e Filiera Italia a Milano al Tutto Food, la più importante fiera dell'agroalimentare in Italia. Un pericolo quello rappresentato dal latte sintetico per la sopravvivenza della Fattoria Italia, che vale oggi 55 miliardi di euro e rappresenta uno dei fiori all'occhiello del tricolore a tavola.